Questa settimana abbiamo avuto un successo inaspettato in Consiglio regionale. Addirittura siamo riusciti a far approvare all'unanimità ben 5 mozioni. È una cosa che credo potrebbe non verificarsi mai più, quindi diciamo che gioiamo per questa cosa, perché vuol dire che comunque il Movimento 5 Stelle comincia a produrre anche degli elementi di qualità riconosciuti un po' da tutti o comunque ai quali non si può dire di no. Li rammento rapidamente: abbiamo avuto la possibilità di approvare una mozione per le sindromi fibromialgiche e quindi che potranno contare da orfane che erano queste sindromi sui servizi di centro di terapia del dolore. Abbiamo avuto l'unanimità anche su una mozione perché i cittadini possano recuperare 25 euro come loro diritto da bonus malum se non vengono erogate le prestazioni entro 15 giorni. Abbiamo poi avuto la possibilità di avere una mozione sui farmaci, i farmaci riusabili, quelli che diciamo non sono ancora scaduti e che sarebbero destinati ad essere mandati nei cassonetti dell'immondizia, in realtà possono essere riutilizzati in maniera virtuosa, in particolare per chi non può permettersi di comprarli. E infine due mozioni per i disabili rispetto alla loro giusta dimensione quando vanno in vacanza, l'accesso al mare e comuni che siano a misura di portatori di handicap senza barriere architettoniche. Questa settimana il Consiglio ha lavorato bene, evidentemente i nostri continui richiami hanno funzionato. Abbiamo parlato della mafia, o meglio, quelli che sono i beni sequestrati alla mafia che devono seguire un percorso di riassegnazione alle varie associazioni cooperative che di fatto poi ne garantiscono un ritorno alla comunità. Per quanto riguarda invece le nostre mozioni, in seconda commissione abbiamo presentato una mozione che riguarda i sindacati, o meglio i loro rappresentanti. Quello che riguarda la base totale dei lavoratori deve essere garantita come presenza in tutti i tavoli di concertazione. Abbiamo presentato una mozione dove richiamavamo le istituzioni a fare in modo che tutti i lavoratori fossero rappresentati da queste associazioni. Non è stato possibile in quanto, ancora una volta, non capendone il motivo, la nostra mozione è stata bocciata. Vittoria del Movimento 5 Stelle, è stata approvata la nostra mozione che chiedeva di regolamentare un settore strategico, quello noto come i robi vecchi, cioè quei ambulanti che per racimolare qualche euro recuperano i rottami e rifiuti riciclabili in giro per i territori e li portano a conferire nelle aziende che recuperano questi materiali. Allora viene chiesto un registro, viene chiesta una semplificazione burocratica in modo tale che questa attività venga regolamentata e venga incentivata. Ritorniamo questa settimana sul problema degli swing. Noi già tre volte che facciamo interrogazioni su questi mezzi che arrivano dalla Polonia, che prima presentavano problemi di software, e ultimamente invece la PESA, la ditta costruttrice, ha manifestato proprio, ha detto che ci sono dei problemi sui carrelli che potrebbero portare anche al deragliamento. Allora, la cosa è preoccupante, l'assessore ci ha risposto e ci ha detto che questi carrelli verranno sostituiti, quindi non sono ancora sostituiti, per non dare disagio alla viabilità. Però dice che adesso sono monitorati. Ecco, noi su questa parola veramente ci apriamo un interrogativo enorme. Speriamo che questo monitoraggio sia efficace e comunque ci auguriamo che nel minor tempo possibile vengano sostituiti proprio per la sicurezza del trasporto. A inizio di maggio si è aperta la procedura di mobilità dopo diversi mesi di contratti di solidarietà per 68 lavoratori della Carlo Colombo, un'azienda che risiede a Pisa. Questa è l'ennesima delle tante aziende che si trova ad affrontare questo tipo di problema. Abbiamo presentato anche noi una nostra mozione in sostegno a questi lavoratori con la richiesta dell'apertura di un'unità di crisi a seguito anche dei fallimenti che sono avvenuti al MISE a Roma. Quello che chiediamo però soprattutto non soltanto a questa azienda ma a tutte le altre alle quali facciamo appello è di dare dei piani strategici chiari che garantiscano veramente la stabilità occupazionale delle persone. Senza un piano strategico di medio o lungo termine, nessuna azienda può dare queste garanzie, non solo ai lavoratori, ma anche al territorio sulla quale esse insistono.
Russo, un ulteriore strumento digitale a disposizione dei cittadini. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, aiutaci a sostenere la piattaforma online Russo, dove poter fare formazione e soprattutto scrivere le proposte di legge e di iniziativa popolare per le regioni, per il Parlamento europeo e nazionale. Uno dei migliori strumenti di democrazia diretta, tipica del Movimento 5 Stelle. È una piattaforma gestita direttamente dai cittadini, i quali possono partecipare in maniera diretta, sul serio. Contro la politica che decide dall'alto e non si confronta con i cittadini, Russo è uno strumento perché la politica riparta dal basso.